Lo spazio espositivo Atelier Galleria Arte in Regola ha presentato giovedì 3 maggio il quarto appuntamento con Short Art Show, mostra collettiva di arte contemporanea, gioiello e fotografia per dare vita a percorsi, transiti, mutazioni e rivoluzione, un viaggio per offrire contrapposte e diverse visioni dell'arte. Questa sera ci saranno tre artisti veramente speciali, perché sono due design di gioielli particolarissimi, perché sono molto contrastanti l'uno con l'altro. Uno è praticamente Ferrum Jewels, che è un ragazzo che crea con le sue mani, forgia il ferro, salda, insomma lavora molto con il ferro e crea dal ferro dei gioielli stupendi, con questo stile così rough, così passionale. In contrapposizione con l'altra design che questa sera si presenta qui all'Atelier Galleria Arte in Regola, che è La Design. La Design è una giovane architetto milanese, è venuta qui apposta a Roma proprio per esporre alla nostra short art, e lei ovviamente come architetto è una specialista di gioielli geometrici, articolati proprio su strutture architettoniche. E poi abbiamo il fotografo, il giovane fotografo Riccardo Romaldetti, che espone i suoi primi lavori di fotografia, cioè come prima esposizione. In realtà lui è diplomato in fotografia e sta facendo un percorso fotografico molto, molto interessante. I suoi sono dei paesaggi appartenenti a scorci di Roma e sono veramente emozionanti, a me hanno emozionato moltissimo, e quindi l'ho voluto qui in questa nostra edizione. Laura Pirlo, con il suo La Design Ferrum Jewels e gli scatti fotografici di Riccardo Romaldetti, sono stati i protagonisti di questa edizione. Un fotografo e due designer del gioiello a confronto e scontro, l'uno diametralmente opposto all'altro, ma con il desiderio di rappresentare quella forte, autentica e personale voglia di fare arte, ognuno con il proprio linguaggio e il proprio strumento. Tre artisti, uno diverso dall'altro, come ci hai appena detto ai nostri microfoni. Secondo te, invece, che cosa li lega l'uno all'altro? Assolutamente l'arte, perché sono tre modalità diverse, tre stili diversi, come abbiamo detto prima, e giustamente la cosa che li lega è l'arte, perché fare gioiello è... Un conto è fare un gioiello commerciale, un conto è fare un gioiello artistico. Questi sono gioielli artistici e queste sono foto artistiche. Quindi è l'arte che fa da padrona qui, sempre. Ad intrattenere la serata ci ha pensato la violinista Daniela Romacher, che con le sue melodie ha incantato tutti gli ospiti presenti con canzoni dal fascino indimenticabile. Da oltre 10 anni nella Galleria Atelier Arte in Regola, nel cuore del centro storico di Roma, propone attività con numerosi progetti creativi, in una ricerca costante, sempre a cavallo tra pittura figurativa, materia scultoria e decorazione artigianale. È proprio per questo che l'Atelier Galleria Arte in Regola vuole essere un punto di riferimento per l'arte e non solo a Roma. Sono qui a disposizione, diciamo, nell'organizzare questi eventi, queste mostre, perché è anche veramente un divertimento, però al di là del divertimento è anche un voler mettere in promozione, dare promozione all'arte, ai giovani, anche ai meno giovani, però all'arte, a chi vuole fare arte, e io mi metto a disposizione per costruire tutto ciò. Short Art Show continua. Non finisce qui al quarto appuntamento, ce ne sarà un quinto. Ci vuoi ricordare quando? Sì, il prossimo appuntamento sarà a fine maggio con la quinta edizione, e sarà un'edizione un po' speciale. Non do altre informazioni, però saranno solamente due artisti.